Il protocollo ha un senso nella misura in cui ognuno svolgerà quello che normalmente svolge, ma la firma di questo protocollo favorisce, diciamo, un'integrazione tra i diversi compiti in maniera tale che ci sia una presenza armonizzata, diciamo così, sulla spiaggia, una presenza discreta che nelle finalità di chi sottoscriverà l'accordo ha proprio quella di garantire un'estate sicura, tranquilla, con dei punti di riferimento ben precisi in grado di intervenire a 360 gradi, quindi sia sotto forma di soccorso sanitario sia sotto forma di soccorso tecnico in mare. È un'associazione di soggetti pubblici che hanno tra le proprie finalità quelle appunto di garantire a vario titolo le attività di soccorso. Noi tra l'altro questo protocollo si inserisce nell'ambito della più ampia operazione che noi svolgiamo tutti gli anni, nota con il nome di Mare Sicuro. Due giorni fa c'è stata la presentazione ufficiale di questa nostra campagna estiva alla presenza di tre ministri, che sono quei tre ministri nostri di riferimento: il ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro dell'ambiente, il ministro delle politiche agricole, proprio perché a livello periferico il corpo delle capitanerie di porto e guardia costiera svolge quella funzione di sportello unico in grado di garantire, nel caso specifico dell'estate, una sicurezza a tutto tondo, quella dei bagnanti, quella dei consumatori di prodotti ittici che aumenta la richiesta durante l'estate, e quella dell'ambiente per lo scopo di garantire per quanto è possibile un mare pulito, chiaramente, ma con riferimento alle attività di prevenzione e di repressione dell'inquinamento.